Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati. Allora, come va il vostro lievito madre, padre, zio, nonno, cugino, cugina, eccetera, eccetera, eccetera? Andiamo a vedere quali sono gli sviluppi di questo meraviglioso prodotto. Guardate che fantastico, meraviglioso. Bene, allora, adesso sapete che cosa andiamo a fare? Andiamo a fare un altro rinfresco, che sarebbe il terzo rinfresco. In realtà questa è la quarta parte del video, perché abbiamo fatto la prima parte, adesso questo è il terzo rinfresco. Le dosi che dobbiamo andare a utilizzare oggi sono, oltre al lievito madre intero, quindi senza andare a eliminare nulla, ma andiamo soltanto ad aggiungere, 50 grammi di farina e 25 grammi di acqua. Ovviamente la farina che stiamo utilizzando è sempre la stessa, quindi non cambiamo tipo di farina. Apriamo il nostro bel contenitore, vedete la crosticina, adesso è molto più morbida degli altri giorni, ok, anche perché abbiamo fatto passare soltanto 24 ore dall'altra volta, e guardate com'è all'interno, vedete? Guardate, vedete che ci sono delle belle bolle, guardate che meraviglia. Oggi facciamo una lavorazione leggermente diversa dagli altri giorni, quindi come sempre andiamo ad aggiungere prima l'acqua. Perché mettiamo l'acqua? Perché si addolcisce, quindi se per caso dovrebbe prendere un po' di acidità, aggiungendo l'acqua e mescolandolo si va ad addolcire, quindi va a perdere quella che è la parte di acidità, e poi si va a creare un ambiente migliore per i nostri lactobacilli. Vedete, mescoliamo bene. Oggi non serve fare rimanere con l'acqua 10-15 minuti, perché il risultato, come potete notare, è completamente diverso, ok? Vedete, dopo aver praticamente sciolto bene il tutto, se ci sono dei grumi, non importa. Ricordatevi che nella fermentazione poi questi grumi verranno assolutamente sciolti. A questo punto andiamo ad inserire la farina. Ora prenderà una forma diversa, ok? Quindi abbiamo cambiato l'idratazione. Abbiamo ottenuto un'idratazione un pochino più bassa. In questa maniera l'impasto è un pochino più compatto, e quando andrà a crescere, tenderà a crescere molto di più, proprio perché abbiamo cambiato l'idratazione. Ecco qua, guardate che bello, perfetto, vedete come inizia a filare un po', fantastico. Già, è a posto, sentiamo il profumo, meraviglioso. Un pochino di ora, un pochino di fermentazione dovrebbe iniziare a sentirsi, che è praticamente un odore un po' ad alcol, però facendo quel procedimento l'abbiamo praticamente eliminata questa parte di fermentazione alcolica, e il risultato è che abbiamo praticamente un lievito che ancora si deve sviluppare nella maniera corretta, però dolce. Adesso con la spatola andiamo a pulire bene il tutto, in modo che si può notare attraverso la trasparenza del vetro la crescita. Lo riuniamo tutto quanto un attimino, così, e voilà. Vabbè, insomma, non c'è mica tanta voglia di farsi pulire. Lo lasciamo così, dai. Gli mettiamo la pellicola, non la pellicola, scusate. Gli mettiamo la garza, come al solito. Il nostro bel elastico e via. Solito posto in dispensa. E lo lasciamo qui per 24 ore. Quindi ci vediamo domani, sempre alla solita ora. Ok. Besos y abrazos. Ci vediamo domani, ci vediamo domani, ci vediamo domani. Ciao. Come va il vostro
Ah, a proposito, sul gruppo di Facebook, il fan club, hanno iniziato a mettere tantissime foto, quindi entrate anche voi all'interno del fan club Chef Stefano Barbato, il solito, se lo conoscete, e mettete anche voi le vostre foto, così se avete poi delle domande, delle cose, possiamo confrontarci lì all'interno del gruppo, parliamo di questo e di tante altre cose, e poi dopo andiamo a trovare le soluzioni, perché magari qualcuno ha iniziato in una maniera, sta utilizzando una farina diversa, una reazione diversa, cioè insomma, c'è tutte queste cose un po' così. Dai, ciao, a domani!